c'è una situazione a livello nazionale di arretratezza dovuto a continue emergenze, dovuto a inefficienze, dovuto a ritardi. Noi abbiamo dei ritardi cronici rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea, rispetto a molti temi, in primis a livello della raccolta differenziata. Ecco, abbiamo di inadeguatezza e di carenza impiantistica, un basso livello di raccolta differenziata, poco riciclo, siamo tra i più bassi in Europa, un basso livello di recupero energetico, quanto altri paesi hanno, diciamo, livelli molto più alti. Il ruolo delle municipalizzate è un tema nazionale, la necessità di regolarizzare le modalità di affidamento dei servizi, l'assenza di regole certe, l'assenza di una pianificazione nazionale. Ecco, io credo che noi dobbiamo sforzarci di inquadrare i nostri ragionamenti dentro questo scenario, perché è evidente che la situazione che abbiamo di fronte deriva da una situazione di forte inadeguatezza di tutta la normativa nazionale, così come è venuta avanti in questi anni. Io credo però che sarebbe utile uscire, cogliere l'occasione di questa discussione, uscendo, diciamo, da una logica ideologica o peggio, diciamo, da un gioco delle parti dove poi ognuno tende a scaricare sugli altri le responsabilità, perché vedete, le responsabilità ci sono, nessuno li vuole negare, e devo dire che dare atto all'assessore Paita già nel precedente consiglio cui abbiamo trattato questo argomento, che ha avuto, diciamo, parole ed espressioni di grande onestà intellettuale a questo riguardo, però responsabilità sono molto diffuse. Soltanto dal 2014, da quest'anno, con la legge regionale 1 abbiamo istituito l'atto regionale. In precedenza gli ambiti territoriali ottimali erano a livello provinciale, e le province, come voi sapete molto bene, sono governate anche da giunte di segno diverso. Quindi, se parliamo di Savona, parliamo di Imperia, qualche responsabilità in quelle aree credo che devono essere assunte a questo proposito, rispetto ai ritardi, alle inefficienze e così via. Oggi, diciamo, grazie a questa nuova sistema di governance abbiamo un atto regionale, e quindi a questo punto lo scenario di riferimento è quello. Io credo che vada comunque riconosciuto all'assessore Paita, rispetto anche all'affermazione che ha fatto in questo consiglio, un cambio di passo significativo, e direi che uno dei segnali più diciamo evidenti è proprio il provvedimento che il Consiglio regionale è chiamato ad approvare a conclusione di questo dibattito, cioè l'abrogazione dell'articolo 5, con il quale si prevedeva una proroga per la realizzazione dei piani di trattamento di separazione secco umido, nel senso che questa va colta come, ecco, da punto fermo, basta con le proroghe, affrontiamo i problemi per quello che sono, cioè finora siamo andati avanti questo senso. Io credo che sia necessario superare i ritardi che nessuno vuol negare, però voglio dire, questi sono temi difficili per tutti, perché quando, cari colleghi, si tratta di collocare qualche impianto, sia esso biogestore di separazione secondo, voi sapete che insorgono subito comitati, gruppi di pressione eccetera, per cui non sono temi facili, insomma è facile parlare, è facile denunciare, ma poi quando si tratta di assumere delle scelte non è così semplice. Io credo che l'impegno oggi che dobbiamo chiedere, che si assume l'assessore regionale, è quello di approntare quanto prima l'accordo di programma insieme al Comune di Genova, alla provincia, con la collaborazione evidentemente dell'ANO, per affrontare i nodi fondamentali, che sono quelli appunto di approntare rapidamente la parte impiantistica, quindi con la realizzazione dei separatori, la questione
del biodigestore per affrontare il tema dell'umido, che è uno dei punti deboli, no? I punti deboli del sistema, perché sappiamo che noi non abbiamo in Liguria impianti di trattamento per l'umido, dobbiamo ricorrere a impianti fuori regione, e ovviamente rimane il problema, la criticità fondamentale della bonifica di Scarpino, del trattamento del percolato e quindi del sistema, diciamo, da mettere rapidamente a norma. Io credo che la Regione e l'assessore Paita, in questo poco tempo in cui, diciamo, ha assunto l'incarico, abbia, diciamo, cominciato a dare dei segnali nella direzione giusta, anche affrontando un'emergenza difficile, questa dell'emergenza alluvionale, con accordi già assunti o in via di definizione con altre regioni, però tutto questo dentro una strategia, ecco, non più inseguendo l'emergenza del momento, ma dentro una strategia. Da questo punto di vista credo che vada anche un po' ripensato il tema della governance. Ho fatto prima riferimento all'alto regionale, forse sarebbe opportuno ragionare anche in termini sovraregionali, perché ormai, diciamo, gli impianti hanno come riferimento territori che sono molto più vasti, diciamo, degli stessi territori regionali, per cui anche su questo piano credo che uno sforzo vada fatto, e in questo il provvedimento sullo sblocco Italia può darci una mano nel senso del superamento delle frammentazioni gestionali e anzi nel favorire un maggiore livello di aggregazioni regionali. Io credo che l'accordo di programma da un lato, il piano dei rifiuti ormai addirittura di arrivo, siano due momenti fondamentali che consentiranno di fare i passi avanti necessari per dare una adeguatezza ed efficienza al sistema di gestione dei rifiuti. Grazie.